Il workshop per il programma della terza edizione della Biennale dello Spazio Pubblico si è svolto il 24 giugno con la presenza di 80 persone che hanno esposto 52 proposte riferite a realtà organizzate. Il primo report sommario è consultabile sul sito della Biennale. Sono state individuate tre principali categorie di intervento: valorizzazione e riuso di spazi aperti e contenitori dismessi, inclusività, sostenibilità e connettività, governance e cittadinanza. Fa ricerca, quello delle associazioni, e tramite la nostra attività lanci il mondo delle istituzioni e dei comuni. Per quanto poi abbiamo visto che i comuni da soli, oggi sono presenti molti comuni anche senza, diciamo, intermediazione ANCI, noi proviamo a dare un valore aggiunto. Allora, il giardino è stato sempre il luogo della sperimentazione culturale. Pensiamo al Rinascimento, l'idraulica, la poesia, eccetera, la filosofia. Io credo che oggi dal giardino si possa ripartire per una sperimentazione sociale, culturale e che prefiguri il futuro. Praticamente su tre punti. Prima di tutto, come il tema dello spazio pubblico si connette con la nuova agenda urbana, la New Urban Agenda, che Habitat sta promuovendo ed è parte del dibattito a questo punto internazionale. In cui tra l'altro c'è questa esigenza molto forte di salvaguardare, tutelare naturalmente le dovute manutenzione, soprattutto per quanto riguarda le strade bianche. Sono le strade tematiche della strada, che è la strada, diciamo, le strade interurbane, quindi è la valenza culturale, diciamo, quindi anche questa come valore di spazio pubblico, che congiungono le città su tematiche. Gli strumenti indicati per le attività che si svolgeranno da settembre a maggio del 2015 sono call for paper, call for practices, viaggi tematici nei comuni delle buone pratiche, laboratori di quartiere, concorsi di progettazione, concorsi di fotografia e di video. La terza edizione della Biennale, in linea con le precedenti edizioni, vuole aprirsi a tutti i soggetti protagonisti del territorio, promuovere l'integrazione delle competenze, creare un sistema aperto e una struttura a rete. Mario diceva prima, il tema della partecipazione in realtà a livelli diversi è sempre un po' sorpreso a tutti questi argomenti, così come il tema della loro sostenibilità, che sia una sostenibilità programmatica, economica, anche e soprattutto in questo caso parliamo di processi di regenerazione. Politecnico di Milano, Università di Camerino e anche Roma hanno proposto diverse aree su cui attivare questi workshop, l'ipotesi è di mettersi in rete coinvolgendo anche altre associazioni. Per quello che riguarda Roma si è proposto un lavoro sulle periferie, in particolare sul topo. Solo una riflessione, una metafora, diciamo così. Mario ha parlato giustissimamente di complessità. Il titolo della nostra terza edizione della Biennale è la qualità, e come diceva Ola Ferruccio, non si ha qualità se non intrisa piena di sostenibilità. L'inizio di questa Biennale non poteva essere diverso, perché per almeno due o tre motivi. Il primo è che la Biennale del 2013 ci lasciamo. Ricostruiremo questo che è avvenuto. L'obiettivo qual è? Quello di coinvolgere tante altre persone, tanti altri soggetti, tante altre università, tanti altri comuni. La Biennale non è un evento, ma una piattaforma permanente che ogni due anni tira le somme in un appuntamento che costituisce un momento di confronto dei risultati raggiunti, di esposizione di buone pratiche e di dibattito sugli aspetti problematici. La rete è aperta, chiunque in rappresentanza di realtà organizzate voglia inserirsi nel programma della Biennale 2015 può aderire compilando la proposta di partecipazione presente nel sito.